Ciao a tutti, io sono Paolo e qui nelle mie mani c'è la 30ª edizione della Gel Caiano di ASICS, la scarpa stabile per chi prona un po'. Questa è una preview della scarpa, l'abbiamo ricevuta quest'oggi, abbiamo iniziato a testarla, a vedere alcune cose. Non è mio intento parlare di recensione, perché la recensione arriva dopo 150 km e dopo un uso continuo della scarpa. Fatta questa premessa indispensabile, vi racconto quali sono le caratteristiche tecniche e le novità di questa nuova Caiano 30. Innanzitutto è una scarpa stabile, pensata per chi prova. E con questo nuovo modello ASICS ha completamente cambiato l'approccio. Troviamo infatti alcuni elementi fondamentali che aiutano a stabilizzare l'impatto sul terreno, a evitare di andare in iperpronazione. Il primo elemento è nella parte superiore. La tomaia ha una struttura piuttosto rigida che tende a contenere e a mantenere stabile il piede. In secondo luogo, il tallone, che è non solo molto ben imbottito, ma dotato di una conchiglia estremamente rigida, non si flette neanche un po'. Questo blocca il tallone e aiuta proprio a effettuare una transizione che sia il più naturale possibile. Andando poi a vedere la zona dell'intersuola, troviamo la vera novità di questa scarpa. Vi ricordate le scarpe antipronazione? Avevano di solito un inserto molto rigido nella parte mediale interna, proprio per contrastare la spinta forte del piede che tendeva a chiudere verso l'interno, a evitare che il nostro piede cadesse al centro. Ebbene, questo tipo di approccio, molto spesso poco confortevole anche se efficace, viene completamente abbandonato, che abbiamo un approccio che potremmo definire quasi opposto, che ASICS definisce con quattro elementi, le 4D. Lo vediamo bene guardando nella parte mediale e troviamo il 4D, il 4D Guidance System. 4D perché sono quattro dimensioni: larghezza, lunghezza, profondità e la quarta è il tempo. Adesso ve le spiego. Lunghezza. Beh, la scarpa ha una costruzione in lunghezza tale per cui tutto il battistrada aiuta a mantenere più stabile il piede. Questo è frutto di una serie di incavi e una struttura complessiva del battistrada che aiuta a essere più stabile. Larghezza, soprattutto nella parte frontale, la pianta è piuttosto larga e questo aiuta a mantenere la stabilità e ad aiutare il podista a non chiudere in iperpronazione. La profondità non la si vede direttamente, ma il piede resta un po' più seduto all'interno della scarpa rispetto a quello che si andrebbe un po' a immaginare guardando da fuori la struttura della scarpa. In questo modo c'è, come dire, il nostro tallone e tutto quanto il collo del piede che vengono completamente avvolti dalla scarpa proprio per aiutare a mantenere maggiore stabilità. L'ultimo è il tempo e qui c'è una notazione tecnica particolare. Questa parte dell'intersuola non è più rigida come veniva in passato, ma è più morbida e questo è il paradosso. Perché è più morbida? Perché una maggiore morbidezza aiuta a effettuare un tempo di transizione più rapido, ha sicuramente maggiore efficienza e maggiore ritorno di energia e di conseguenza questo permette al piede di scappare via più velocemente e di evitare che l'effetto di pronazione, o meglio di iperpronazione, tende a farci chiudere la scarpa verso l'interno e quindi sostanzialmente a pronare. La cosa è molto interessante se andiamo a misurare la durezza della gomma. Questo è un durometro, tipicamente noi misuriamo col durometro le scarpe, ma non mettiamo mai questi dati all'interno delle nostre recensioni, semplicemente perché le misure tendono a essere un po' ballerine e diventa difficile dire che una scarpa è più morbida, più reattiva, più rigida l'una rispetto all'altra perché ha un valore di durometro magari che cambia di 5 o 10 punti. Però in questo caso andiamo a misurare una scarpa che è molto liscia sulla parte esterna, quindi questo diventa facile. Se misuro qui ho circa 50 di valore, che è un valore medio-alto. Se vado a misurare invece questa struttura, ho un valore di circa 40 e al tatto si sente che è decisamente più morbido. Nuovamente, approccio completamente opposto rispetto al passato, dove in quest'area di solito c'era un inserto che quasi veniva da dire era di plastica, talmente era duro. Se devo fare un piccolo confronto in casa ASICS, non posso non tirare in ballo le Gel Nimbus 25, che sono una scarpa per lenti, esattamente come sono le Caiano, ma sono pensate per podisti neutri. Ebbene, l'intersuola è sempre basata su mescola FF Blast Plus Eco, però in Caiano è decisamente più dura, lo si sente immediatamente. Questo ha un valore di durometro di circa 40, quindi più o meno come questa parte, questo ha un valore di 50 e ci sta, è una scarpa che deve sostenere, che quindi deve avere un'intersuola un po' più rigida. Per il resto ritroviamo anche all'interno di Caiano alcune delle caratteristiche tecniche
che abbiamo visto in Nimbus 25. Ad esempio il Pure Gel, che sostituisce il gel della versione Kayano 29 in commercio fino a poco tempo fa. È più morbido del 65% rispetto alla versione precedente, così ci dice ASICS, e aiuta a garantire quel comfort che sembra un po' la linea guida di tutte queste scarpe. Nonostante sia una scarpa protettiva per chi prona, ASICS vuole cercare di conferire qualche cosa in più in termini di comfort. Ultimo elemento che aiuta a sostenere è tutta questa fascia che vediamo qui colorata in giallo nella parte più alta dell'intersuola, e la vediamo anche qua internamente. Da un punto di vista di mescola è la stessa della parte bianca, però aiuta a contenere un po' di più la parte del piede e quindi a evitare che questo possa piegarsi e scappare via in pronazione in modo molto accentuato. Rispetto alla versione 29 ci sono stati altri cambiamenti in termini di geometria, perché lo spessore dell'intersuola è aumentato di 4 mm, adesso ne abbiamo ben 40 nella parte posteriore e in avampiede invece scende a 30, per un drop che rimane costante 10 mm, esattamente come la versione precedente. Il peso, è una scarpa che tendenzialmente tende a pesare un po', ma non poi così tanto. Nel mio numero sono 278 grammi, mentre le Nimbus 25 ne pesano 273, di fatto sono coincidenti. Come vi ho detto, non ho ancora corso in strada con le scarpe, le ho indossate poco fa qui in redazione e sono salito sul nostro tapirulante. La sensazione è stata tutto sommato quello di avere una corsa neutra. Non ho sentito una risposta forte da parte della scarpa che mi ricentrava, quanto un movimento molto naturale. E ho visto molto bene poi dall'immagine al rallentatore come questo 4D Guidance System, questa parte più morbida, avesse lavorato proprio per aiutarmi nella rullata a fare una transizione veloce evitando di cadere verso l'interno. Proveremo queste scarpe, sia io che Andrea, perché abbiamo entrambi un modello, nel corso delle prossime settimane e arriveremo con la nostra classica recensione dei 150 km. Quello che volevo fare in questa preview era raccontarvi un pochettino alcune caratteristiche tecniche della scarpa e spiegare perché è proprio un cambiamento rispetto alle precedenti versioni e in generale a come venivano fatte le scarpe antipronazione. Diciamo che nell'ultimo anno varie aziende hanno seguito una filosofia simile a questa di ASICS di Kayano 30, eliminando quei grandi blocchi molto rigidi da iperpronatore molto pesante, offrendo un qualche cosa di più che possa andare bene anche al podista neutro, che magari prona un po' quando arriva al 25esimo chilometro di un lungo perché tende ad andare in affaticamento e ha bisogno di un po' di sostegno, ma che non rompa troppo le scatole nelle corse di tutti i giorni. Ecco, la sensazione iniziale è che da questo punto di vista ASICS abbia indovinato la formula e Kayano 30 vada proprio a rispondere a quel tipo di esigenza. Continuate a seguirci qui sul nostro canale YouTube, su tutti i nostri social. Io adesso vado a correre perché devo provarle queste scarpe. A presto e come sempre, buone corse!